particolarmente ricca l'edizione di Mercatino in Danza, che dà un'idea del direttore artistico Greta Palazzini, ormai è diventato un appuntamento ambito da parte di tutte le scuole della provincia di Arezzo. 463 partecipanti di quest'anno, oltre 7.000 euro l'incasso, più che raddoppiato rispetto allo scorso anno. Le scuole che hanno partecipato hanno ricevuto, dalle mani di Siro Piantini, ideatore del Mercatino Indoor, un attestato di partecipazione. I talenti che hanno regalato al Calcit la loro arte nella giornata conclusiva di sabato 5 marzo sono stati tanti. Il primo spettacolo, dal titolo L'arte per la vita, è stato organizzato da Progetti per la Danza, compagnia Ficol Project di Firenze, Lavinia Scott, Gianni Bruschi, Giuditta Lubina. Nello spettacolo successivo, le scuole che hanno partecipato sono state Dance Studio di Arezzo, Alfa Ballet sempre di Arezzo, Danzarno di Capolona, Fly Dance di Arezzo, Studio 82S di Subbiano. Infine, nel terzo e ultimo spettacolo di sabato, si sono esibiti gli allievi di Universo Danza di Bibbiena, Chupas Dance di Sochi, Arcobaleno di Arezzo, Arcinsegna Casentino e la Piccola Etoile di Arezzo. La giornata di domenica si è invece aperta con una grande opportunità per tutti i ballerini. Gli stage di danza professionale con Alfa Ballet, Rebecca Alfani, Stefania Pace, Profilo Danza e Carolina Basagni e Fabrizio Betti, Centro Accademico Giovanna Papi. Al pomeriggio lo spettacolo conclusivo con l'esibizione del Centro Accademico Giovanna Papi della Dancing Dance diretta da Olga Elena Nabokova, dell'Academy Dance di Subbiano diretta da Laura Carnesciali, dalla Maison della Danza di Arezzo diretta da Roberto Scortecci, dal Liceo Coreutico Piero della Francesca di Arezzo, dalla Scuola Media Coreutica Cesalpino di Arezzo e infine dalla Dance Academy di Cinzia Cincinelli, che pur essendo il primo anno di partecipazione si è guadagnata il premio del pubblico 2016. Insomma, una tre giorni piena di soddisfazione per il Calcit e per la sanità retina, che grazie a questo comitato ha potuto fare molto nella lotta contro il cancro.